Ciao a tutti cari miei, come vedete oggi ho anche la fortuna di non fare i video a me stesso, ma di avere tutte e due le mani libere, perché oggi sono con una persona che dopo vi farò vedere in video. E siamo a Forcella Valbona, a 1785 metri di quota, e siamo in mezzo tra i Monti Campomolon e Monte Toraro. La meta di oggi è quest'ultima, perché Campomolon l'ho già percorsa. Giornata devo dire che è spettacolare, neve ce n'è da perdersi. Io e questa persona ci faremo una camminata tranquilla di 100 metri di dislivello. Abbiamo con noi ramponi, ciaspole e tutto. E niente, adesso partiamo con calma. Sono le 10:48 di sabato 13 gennaio. E niente, adesso vi faccio vedere con chi sono. Vedete che spettacolo le montagne là in fondo? Lo spettacolo più grande è qui davanti a me. C'è mia sorella Veronica. Ciao, ben ritrovati. E l'ho portata, anzi, lei mi ha chiesto di venire a fare un'escursione, quindi l'ho portata a fare qualcosa di facile per riprendere la gamba, no? La pausa dall'estate all'inverno in cui non ho fatto assolutamente nulla, ho detto Jackie, andiamo con calma, ti prego, perché bisogna un attimo riadattarsi all'ambiente. Esatto, quindi ho trovato un compromesso tra un'escursione che non avevo ancora fatto e qualcosa di semplice, quindi dai, vero, non Dai, preoccuparti, sarà un'escursione esatto, sono piacevole. tranquilla, esatto, ci godiamo il panorama, il paesaggio, visto che è pieno di neve, per fortuna. Abbiamo Quindi. trovato un buco di parcheggio per miracolo. Adesso bando alle ciance, prendiamo su le ultime attrezzature e ci mettiamo in cammino. Bene, partiti alla volta del Monte Toraro. Praticamente siamo appena partiti e abbiamo notato che è meglio già usare le ciaspole. Ultimi aggiustamenti, dopo si parte. Esserci. Guardate che favola, neve altissima, saremmo sui 60-70 centimetri, senza ciaspole non si andrebbe avanti, sole splendente, mia sorella che si gode l'escursione là davanti, anzi l'ha ciaspolata, però voleva di più. Guardate qui gli effetti del vento, qui ha spazzato via completamente la neve e qui c'è sto accumulone. Oh, guarda che accumuli eolici qua col Ah, è stato vento. uno spettacolo fare sto tratto. Infatti vedete proprio il raffico come hanno modellato, creato vere e proprie sculture e muri di neve. Guardate che dislivello, adesso vi mostro qua più avanti. Guarda, qua c'è un'autentica discesona. La strada sarebbe tutta piana, però la neve ha creato montagnole non indifferenti di neve. Guarda che roba. Discesa folle. Mamma mia, che spettacolo che si è aperto! Cima Portule, come sempre, ripeto ancora una volta, si vede da tutte le angolazioni. Oh, ma che è incredibile come montagna! Incredibile. È vero, però, da fare l'ultimo tratto decisivo. Assolutamente sì. Consigliato, ma mi raccomando, ciaspole. In questo periodo sì, perché senza non si va avanti, inutile anche solo No, è provare. impossibile. Abbiamo visto più di qualcuno che ha tentato l'approccio, ma ha dovuto tornare mestamente. A Pino Mugo sommerso di neve, bellissimo. Cioè, guardate anche come si sprofonda nel terreno e stiamo attraversando dei tratti già passati, quindi ne approfittiamo perché veramente dove
dove non ci sono orme si sprofonda completamente e non di poco. Guardate che favola vera, sembra di essere in un film. Sono proprio contento che a Veronica piace l'escursione, è comunque corta ma veramente gradevole anche come panorama. Sì, c'è proprio un panorama a parte in continuo cambiamento perché stiamo girando tutto intorno, poi quella neve è... fantastico a dir poco. Ancora sentato, siamo quasi arrivati, questa è lunga, bella ciaspolata di piacere. Porco cane. Ecco qua, arrivati sulla vetta più alta. La croce. Da notare le rocce lì sotto. È la nostra guida del giorno. Bellissimo. Intanto ragazzi, stiamo finendo la pausa pranzo, momento foto e socialità. Sì, ma è terribile, li facciamo con gli occhiali, guarda che ho una faccia. C'è un sole che penetra nell'iride dell'occhio fino in profondità. Anche il momento snack. Momento visti di peccati di gola. Barretta energetica. Mamma mia, che giornata splendida. Vento zero. Si sta veramente da Dio. Tempo 10 e lode. Intanto con sommo piacere vi mostro che le tracce per salire in vetta qua le abbiamo battuta io e mia sorella. Prima era... neve immacolata ancora. Ecco ragazzi, adesso io e mia sorellina qua per la pausa pranzo, pausa foto e dopo roba non banale, essersi goduti la calma, la tranquillità, il panorama soprattutto di questo posto, con camminarsi per il ritorno purtroppo. Però oggi abbiamo ammirato proprio tutte le vette che ci sono qua intorno e sono veramente tantissime e splendide con questa temperatura, neve, assenza di vento. Quindi niente, ripartiamo. Consigliata comunque questa escursione se appunto avete una mattinata libera, metà giornata, insomma, ve la prendete con calma, prendete le vostre ciaspole, eccetera. Venite qua, vi gustate un po' il panorama, soprattutto se siete magari le prime armi che non avete mai usato le ciaspole, secondo me è un'ottima escursione per iniziare, per prendere un attimo mano e ricominciare, insomma, in previsione anche della primavera, che almeno arrivate già preparati. Dopo questa palla di saggezza, intanto per il momento vi salutiamo e iniziamo a rincamminarci. Bravi se siete arrivati fino in fondo. Intanto guardate qua giù che voragine. Non so se rende, ho paura di no, ma credete che è veramente profonda. Al ritorno siamo tornati sulle nostre orme dell'andata perché non c'erano altri sentieri. Ho controllato anche l'app che uso e non mi segnava nessun camminamento. Siamo tornati
nel percorso dell'andata. Esatto, niente giro ad anello, ma va benissimo lo stesso. Va benissimo, che adesso è in ombra. E comunque il panorama 10 lode anche di qua. Ma che panorama qua, vero? Spettacolo. Ma gli occhiali? Infatti è un brutto errore. Ecco qua, cari amici, è la bellezza delle 15:31. Io e Veronica siamo giunti alla macchina dopo un bellissimo ritorno. Veramente stupendo, in pace. Paesaggistico. In tranquillità, e adesso torniamo a casa. Non è che ho preso i dati dell'escursione, perché era veramente poca, 110 metri di dislivello tipo. Quindi noi vi salutiamo e rimandiamo alla prossima escursione, e niente, un caro saluto, un abbraccio, se volete iscrivervi, commentare il video, e alla prossima. Alla prossima.